Uè, non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice Creator. Clicca in basso a destra sul tasto Supporta un creatore ed inserisci Xiuderone. Dai, yeah! Hey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sì, sono Siuder e ragazzi patch 10.31 che ha dell'incredibile L'abbiamo scaricata tutti ieri mattina, il downtime dei server c'è stato alle 9.30. e eh, Poi hanno chiuso alle 10 e qualcosa, l'abbiamo scaricata e ci sono 12 pacchi Criptati nei nuovi codici nei nuovi file scaricati, alcuni sono già stati decriptati, e la nuova collaborazione con DC è veramente incredibile. Sto ovviamente parlando della collaborazione Fortnite X. Batman, sì ragazzi, lui incredibile, uno dei miei supereroi preferiti. Se volessimo chiamarlo supereroe, veramente eccezionale. Non vedo l'ora di farvi vedere il più possibile di quello che ci aspetta nei prossimi giorni di Fortnite. Parleremo anche comunque dei nuovi regali che verranno dati a tutti tutti i giocatori, sì perché arriveranno anche un bel mucchiato di sfide che oltre a punti esperienza e ovviamente stelline del pass battaglia regaleranno anche degli oggetti, quindi tanta tanta roba e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati con il dietro le quinte di Fortnite. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator Xiuderone. Grazie di cuore ragazzi, per supportarmi nello shop mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Prima però la, do la domandina ve la devo fare. Ieri mi avete risposto in tantissimi. Vi ringrazio sempre per essere super attivi anche qua sotto nei commenti. Domandina di oggi, che è tutto un programma. Cosa ne pensi della collaborazione di Fortnite con Batman? Beh ragazzi, ne abbiamo viste tante, eh. Ha collaborato con la Nike, ha collaborato con gli Avengers, ha collaborato con Stranger Things, ha collaborato con quello che volete, ma Batman è Batman. Voi cosa ne pensate? È una figata? È una porcata? Non, non so più cosa inventarsi? Ditemi un pochettino le vostre opinioni qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio le bande, e bando alle ciancie, andiamo subito, subito ragazzi, a vedere i primi codici Sorgenti leggermente sfocati, ma non vi dovete preoccupare perché Batman sarà proprio parte di un bundle. Bundle volutamente criptato. Nessuno conosce la forma della skin del Batman. Sappiamo però molto probabilmente che potrebbe arrivare lunedì con il Black. Monday. Sì, ragazzi, perché c'è una nuova voce nelle chiavi di registro del gioco: appunto, che sotto lo shop viene chiamato Black Monday. Batman, Black Monday, lunedì. Mi si attiva il Rift martedì. Potrebbe, potrebbe arrivare. Sappiamo però, ragazzi, che ci sono tre skin dedicate. Due skin femminili sono una femminile e due skin maschili giustamente tutti si chiedono quali siano queste skin ok una la conosciamo è ovviamente batman una femminile potrebbe essere harley queen ad esempio meravigliosa la tizia che se la fa con il giocherone però potrebbe anche esserci catwoman un'altra delle eroine che sicuramente ha una grande parte fondamentale nella serie e la skin maschile che non è Batman è molto molto probabile che si tratti proprio di Joker non avrebbe senso ce ne fosse un'altra anche perché se non ricordo male correggetemi se sbaglio sta per uscire un film chiamato proprio Joker che dovrebbe riprendere Sicuramente, cosa sarà uno spin off su, quanto, su quello che riguarda la vita criminale di questo personaggio? Sicuramente qualche relazione con il Batman ce l'ha. Abbiamo anche delle novità, però, ragazzi, perché solo ehm, non sono sicuro che lo sapete arriverà anche Gotham City sì Pinnacoli eh, quella che conosciamo in questo momento quindi Tilted Town come sapete ha un nuovo Rift Beacon apparso proprio in mezzo e verrà sostituita da Gotham City per qualcuno che non lo dovesse sapere, Gotham City è la città dove vive Batman e dove svolge ovviamente quello che fa lui di solito. Però, ragazzi, probabilmente in Gotham City sarà presente anche un teatro. E qua ci riallacciamo sempre alla storyline del Batman. Sapete che Bruce Wayne, che è praticamente l'uomo. Che interpreta Batman per dei genitori all'uscita di un teatro per mano di due criminali che volevano semplicemente rubare il portafogli eh, al padre o alla madre. Come vedete, ci sono in questo poster che probabilmente arriverà nel teatro di Gotham City quattro film in programmazione. E il primo, The Final Reckoning, è molto interessante perché nei file di gioco sono presenti anche queste immagini che vanno proprio a richiamare, come vedete, il. Primo nome, sono cinque personaggi molto ambigui che probabilmente avranno eh, una parte in questa collaborazione di Fortnite con Batman. Non vediamo ovviamente l'ora di saperne un pochettino di più. E andando avanti per quanto riguarda invece le modifiche morfologiche alla mappa eccola qua ragazzi meravigliosa la miniatura della mappa quando la apriamo in game e come vedete Tilted Town è totalmente modificata la forma è sempre quella ma al suo posto ci arriverà Gotham City oltre a questa immagine statica di Gotham City ho anche tutti gli elementi e anche... Ehm, gli edifici che arriveranno, ovviamente, in 3D ve li voglio fare vedere in modo da farvi un'idea su quello che ci dovrà aspettare, ragazzi. Questa è l'immagine che avete visto anche ed ecco qua, fra pochi secondi, tutti gli edifici che arriveranno. La città è veramente molto grande, ragazzi. Non è assolutamente da escludere perché copre uno spazio veramente interessante questo dovrebbe proprio essere il teatro di cui vi parlavo questa è la torre figata ragazzi che durante la collaborazione di batman eccolo qua si vedrà in cielo proprio il suo logo abbiamo un'immagine meravigliosa eh, presa proprio dal game e susseguita no non ho momentaneamente l'altra ve la faccio vedere in un altro modo quindi logo del batman come avete visto in questa immagine, e lo vedremo molto più in grande quando ci sposteremo con il nostro deltaplano. Quindi, ragazzi, tanta tanta roba anche per la nuova Gotham City. E andiamo avanti, siamo arrivati alla fine, oramai ragazzi arriverà anche il Batarang. Non riesco mi sa a farvi vedere le sfide ho paura di sforare un pochettino troppo, ma vi faccio vedere altri video. Il Batarang sarà esplosivo e vi faccio anche vedere proprio l'animazione del Batarang in sé. Eccolo qua. Quando viene lanciato, il Batarang esplode in prossimità degli... Avversari, vi avevo detto che non sarà solamente la skin ad arrivare di Batman, ma ci sarà anche il deltaplano, anzi, due deltaplani. Il primo è questo, veramente pulitissimo, strabello. Oltre al deltaplano, che secondo me fa parte del set, ce ne sarà uno sbloccabile e ci sarà anche il mantello. LOL c'è dietro il pipistrellazzo del Batman, veramente meraviglioso. Questo è il secondo deltaplano di cui vi parlavo, che invece. È sbloccabile direttamente dalle sfide vediamo se abbiamo una manciata di secondi per farvi vedere a questo punto eccole qua ce la facciamo ragazzi le sfide che si chiameranno welcome to gotham city quindi assolutamente chiaro il riferimento al batman e come vedete oltre al deltaplano ragazzi ci verrà regalato lo stendardo. Pulito, pulito di Batman, potrebbe diventare il mio nuovo standard. Io amo Batman tanta tanta roba. Insomma, ragazzi, le novità non tarderanno ad arrivare qualche giorno ancora di attesa. E sono certo che ne vedremo delle belle che ci accompagneranno al termine della season. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch. Ciao!